Buonasera, siete tanti, tanti, probabilmente resi inquieti dal quesito che ho posto e anche dalla risposta che ho dato nel mio titolo. Il futuro è passato, mamma mia. In realtà, come vedrete, come cercherò di dimostrarvi e di dimostrarvi, la risposta ulteriore dovrebbe essere magari, perché sostenere che il futuro è passato è ottimista. Il problema è che il futuro è presente, quindi non c'è il futuro. L'esistenza del passato permette a noi di immaginare il futuro. Il problema è che oggi noi ci stiamo adattando tutti quanti, a una sorta di eterno presente. Guardate, alcuni che ho incontrato oggi in questa bellissima città, che è ancora più bella durante questa bellissima manifestazione, alcuni che mi hanno riconosciuto nonostante i miei tentativi di nascondermi, ma purtroppo non riesco a mettermi ancora le parrucche neanche. Sì, ogni tanto devo spiegare, non ci crederete, ma io quando sono nato avevo i capelli. Questa è una rivelazione che vi do, nessuno ci crede, però è così. Comunque, ad alcuni che mi hanno incontrato, mi hanno incrociato e mi hanno detto, beh, lei questa sera ci dirà come andranno le cose. Quali cose? Ci parlerà di politica, vero? Ma non ci penso nemmeno. Cioè che stasera parlerò di cose interessanti, capite? Quindi, almeno spero. Non necessariamente più ottimiste, però vedrete, alla fine addirittura, con degli appelli che possono apparire terrificanti, ma non lo sono, non lo sono. Io sono sostanzialmente ottimista, vivo bene e mi sento sempre giovane, vero? Vero? Questa è la cosa. Ecco, questo è un po' il problema di cui volevo parlarvi questa sera. Questa sera vorrei interrogarmi insieme a voi su una inquietante scomparsa. La scomparsa del futuro, certo, ma non solo del futuro, sono scomparsi anche i giovani. Non ci sono più i giovani. Alcuni di voi, molti di voi, a questo punto potrebbero alzarsi e dire, e io chi sono? Ne vedo alcuni anche in prima fila, giovani veri. State tranquilli, non esistete. Questa è la mia rassicurazione. Non vi preoccupate, voi non ci siete. E non ci siete perché tanto qui dentro non c'è uno che non sia giovane, sono tutti giovani. Sono tutti giovani, in questa società siamo tutti giovani. Credo che Goethe, il suo Faust, oggi qui potrebbero essere i protagonisti non di una profezia, perché la profezia implica un futuro, no, del presente, dell'eterno presente nel quale siamo immersi e al quale siamo condannati. Ecco, io vorrei utilizzare questo spazio che mi è stato proposto, che mi è stato concesso, esattamente per cercare di offrire una terapia a questo male, al male che è la scomparsa della giovinezza e la scomparsa del futuro, che coincide con l'eterna giovinezza che affligge tutti noi. E per fare questa terapia però vi chiedo
come dire, pazienza. E la pazienza di seguirmi in un percorso dialettico, discorsivo, che è un po' complicato. Francamente, non ci credevano gli organizzatori che mi hanno invitato qui, ma quando anche poco fa ho ammesso loro tranquillamente, guardate che io non so cosa dirò questa sera. O meglio, so cosa dirò, ma non so come ne uscirò, perché ho in mente quali sono i problemi di cui vi vorrei parlare, di cui vi parlerò. Ma francamente i miei tentativi, guardate, questi giorni mi ci sono impegnato abbastanza e sono diventato sempre di più inquieto proprio per questo, i miei tentativi di entrare dentro la questione mi hanno portato a complicarla invece che a risolverla. Per cui ogni tanto, mentre facevo i miei appunti, scrivevo le mie note sui miei quaderni che compro sempre nella stessa libreria a Parigi e scrivo di continuo, sempre, salvo poi, come vedete, lasciarlo là, serve a me. Ecco, alla fine scoprire mi sono perso. Allora, a un certo punto io vi darò il diritto pieno di dirmi, beh, ci siamo persi anche noi. Forse è ora di chiudere. Quel momento sarà il momento di chiudere, ma io spero in quel momento di avere, non dico risolto, ma almeno chiarito con voi questo quesito. Dove sono finiti i giovani? Dov'è finito il futuro? Chi ce l'ha rubato? Dove si è perduto? Ma è vero che si è perduto il futuro? Attenzione, ripeto. Parlerò di politica soltanto all'interno di questo ragionamento, però se qualcuno vuole avere un'idea di come il futuro non sia all'ordine del giorno, perché all'ordine del giorno c'è soltanto il giorno per giorno, beh, è sufficiente che guardi l'agenda dei prossimi mesi. Normalmente in politica eravamo abituati un tempo ad avere dei grandi orizzonti, dei grandi scenari. Qual è il futuro? La società senza classi, la società giusta, la riforma, la socialdemocrazia, la società libera e liberale. Il nostro futuro invece è cosa succederà dopo il 9 settembre? Perché noi il 10 non lo sappiamo. Cosa avverrà. Poi, quando si voterà? Quando? Guardate, non lo so, non lo sapete voi, ma non lo sa nessuno. Quali saranno le coalizioni che si confronteranno alle prossime elezioni? Che nome avranno i partiti? Chi saranno i leader? Se qualcuno ha una risposta da darmi, io lo ringrazio, però non è possibile, e non è possibile perché, vi ripeto, il futuro non è passato, il futuro è oggi. La politica non è in grado di darsi un futuro, non è in grado oggi, salvo che per le prossime 24 ore. Allora, proprio per questo, vorrei però tentare di spiegarmi con voi e chiarire come questo non è poi un caso. È facile, noi ormai ci siamo abituati a utilizzare la politica e i politici come la soluzione. Per noi è perfino consolatorio. Di chi è la colpa di quello che avviene? Datemi una risposta, dai, vi do tre soluzioni. La politica, la politica e la politica. Qual è? A, B o C? È sempre colpa della politica. Se non è della politica avete una variante, la colpa è dei politici. Tentatevi
tenete conto, ormai siamo arrivati a un punto in cui non distinguiamo più la politica, non questa, non quella, non questa parte, non quella parte, la politica. Tant'è vero che noi parliamo di antipolitica. Ebbene, guardate, è consolatorio, è consolatorio. Il problema è che noi ci siamo ormai abituati a vivere immersi in un presente infinito, senza fine, senza futuro, anche perché, non a caso, sono scomparsi i giovani. Cosa vuol dire che sono scomparsi i giovani? Proviamo un po' a vedere. E intanto che nesso c'è tra i giovani e il futuro? Guardate, i giovani sono un'invenzione piuttosto recente, eh? I giovani hanno meno di 3 secoli, prima non c'erano, prima del XVIII secolo, non c'erano, non esistevano. Si passava direttamente dall'infanzia all'età adulta, pof, un tuffo, un impatto, un'esplosione e si era già dentro. I giovani sono un'invenzione recente e contemporanea all'invenzione della scuola, della società di massa, dell'industrializzazione. I giovani sono l'invenzione attraverso la quale la società socializza, appunto, socializza i bambini e li aiuta a diventare adulti. In che modo? Cioè insegna loro il mestiere di adulti, li socializza i valori dominanti, si può dire in qualche modo, in qualche misura, insegna loro le regole, insegna loro i valori, ma non solo, insegna loro il mestiere. La gioventù è quell'età intermedia attraverso la quale si permette, si consente di distinguere all'interno della società fasi diverse, non solo della vita, ma anche del tempo. Capite? Cioè, se io ammetto che all'interno della biografia di una persona ci siano delle fasi, dei cicli che si riproducono uguali per tutti nel corso del tempo, e che i bimbi diventeranno i giovani adulti, gli adulti invecchieranno e poi tutti moriremo, però allo stesso tempo ci riprodurremo attraverso altri giovani. Ebbene, questo è il futuro. Questo è immaginare che noi abbiamo un domani. E i giovani sono il domani. Sono il domani, sono la giovinezza è il mito che l'illuminismo definiva il futuro, la società giovane è la società che innova. I giovani, anche per noi, anche nella nostra società, stanno a sottolineare che noi, ripeto, avremo un futuro. Pensate un po' a come possiamo immaginare noi le generazioni. Cosa sono le generazioni? Generazioni ha a che fare esattamente col fatto che noi ci generiamo, ci riproduciamo. Le generazioni definiscono il rapporto tra una generazione e l'altra, tra i genitori e i figli, generati dai genitori. Ripeto, tra gli adulti e i giovani. Ebbene, ogni generazione, a questo ci siamo abituati noi in passato, quantomeno nel nostro dopoguerra, ogni generazione costituisce lo strumento, il mezzo, il veicolo attraverso il quale la generazione precedente cerca di emanciparsi, di migliorare se stessa, investe nei propri figli, nei giovani. Investe per migliorare la propria posizione. E in questo modo la società intera investe attraverso i giovani su cosa? Sul proprio futuro. Sul proprio futuro. La generazione però, allo stesso modo e allo stesso tempo, può essere anche concepita in altro modo, in altri termini. La generazione, scrive un filosofo importante, Mannheim, la generazione è tale nel momento in cui coloro che condividono una certa età, che sono vissuti una certa epoca,
si socializzano determinati valori, perché condividono determinate esperienze che li rendono, ripeto, dei protagonisti, degli attori sociali. La generazione della guerra, la generazione della ricostruzione, la generazione del 68, 68 trasforma addirittura una generazione, in una sorta di movimento sociale, un attore del cambiamento. La generazione diventa come la classe operaia, diventa come il movimento per la pace. Sì, l'avere una certa età diventa sinonimo di un movimento sociale. La generazione. Ci pensate? È tutto questo. Immaginare che comunque il passaggio di generazione definisca un cambiamento in meglio. Ciascuno di noi, di voi, immagina per i propri figli un futuro migliore del proprio, o no? Così è stato in passato, e oggi o no? Guardate, vi faccio un esempio, scusate se faccio l'autobiografico, ma per me questo è un periodo particolare. Vi parlo della mia infanzia, ad esempio. Guardate, non sono qui per raccontarvi la mia storia. Penso che se vi dicessi sono qui e vi racconto l'autobiografia di Ilvo Diamanti, sareste legittimati, lo farei io per primo, ad alzarvi ed andarvene via. Già mi sorprende il fatto che siate tutti qua per ascoltare me, quindi figuratevi se come dire, mi lasciassi prendere la mano e dicessi va bene, sono qui, li ho qui a mia disposizione, gli racconto quello che voglio di me. Vabbè, allora, io provengo da una famiglia umile, modesta, non umile, modesta. Mio padre è mancato esattamente 2 settimane fa e mi ha fatto studiare, come ha fatto studiare le mie sorelle, siamo in 3. E la sua idea era esplicita, specifica. Devi studiare perché io non ho potuto studiare e perché studiare non solo serve, ma ti renderà migliore. Per cui non gli ha creato problema il fatto che suo figlio non solo fosse interessato a studiare, ma si mettesse a seguire esattamente corsi di studio, tra virgolette, inutili. Perché inutili? Perché il liceo, secondo classico peraltro, secondo l'antica concezione, è, tra virgolette, non finalizzato, non diventi niente alla fine del liceo, non fai un mestiere, serve a niente, meglio, serve a te. Diciamo che però lui non è stato contento degli studi che io ho intrapreso finito il liceo, cioè l'università, quello l'ha lasciato perplesso, perché almeno l'università uno deve avere in mente un mestiere, no? Un mestiere. Per cui lui voleva che suo figlio studiasse a giurisprudenza perché, e lui vedeva, insomma, aveva uno sguardo lontano, visto quello che sta succedendo in questi tempi, suo figlio facesse l'avvocato o il magistrato, ragazzi, E invece suo figlio si è messo a studiare scienze politiche e sociologia. Vi posso garantire che la cosa l'ha messo in difficoltà, soprattutto dopo che mi sono messo a tradurre questa attività di studio in attività professionale. Perché è difficile, cioè, il suo problema era con i suoi amici, con le persone che conosceva. Cosa fa tuo figlio? Il sociologo. Cioè politologo, cioè, ma cosa sei che fa? Poi ho vinto il concorso, professore, ho fatto il professore, non è granché, ma insomma, dai, professore, capite? Professore. Allora, per lui comunque, come per tutti i genitori di della sua generazione, studiare è stato un investimento,
per se stessi, per migliorare, per andare oltre. Ogni generazione doveva migliorare quella precedente. È una promessa che il futuro sarà migliore per tutti, indipendentemente che ci sia il socialismo, il liberalismo o qualcos'altro. Però a cosa servono le ideologie se non ti promettono una vita migliore e una condizione migliore per tutti? No? E a questo serviva l'idea delle generazioni. Allo stesso tempo, però, le generazioni, come vi ho detto, sono condivisione. Avere una certa età, essere giovani, significa condividere dei valori, condividere delle domande, essere dei veicoli di cambiamento. La generazione di mio padre è quella che ha fatto la ricostruzione. Mio padre, anche se ha girato molto, è veneto. I veneti degli anni 50, come molti altri italiani di molte altre regioni, come gli italiani nati prima della guerra, che hanno fatto la guerra, negli anni 50, da giovani, sono anche i protagonisti della ricostruzione, che ha trasformato questo paese da un paese povero a un paese che ha garantito il benessere a noi e alle generazioni successive. E la generazione del 68 è la generazione che, al di là di tutto, esprime il conflitto all'interno della società della prima generazione più istruita dei propri genitori. È di una generazione che sottolinea e porta al proprio interno una domanda di cambiamento violento, anche perché allora quella promessa che mio padre immaginava fosse implicita nella scelta di farmi studiare non era più chiara. La scolarizzazione di massa comincia anche a far balenare l'immagine di una disoccupazione intellettuale, di promesse non mantenute. Ma poi siamo in un passaggio forte. Gli anni 60 sono gli anni del cambiamento in tutti i mondi, nei rapporti internazionali, nei rapporti sociali. Le generazioni, la generazione, i giovani ne sono un veicolo. Attenti, negli anni 50, come negli anni 60, e alla fine degli anni 60, la generazione si forma attraverso il conflitto. Attraverso il conflitto. Non c'è cambiamento senza conflitto. E il conflitto è un conflitto sociale, ma anche un conflitto dentro la famiglia, tra giovani e adulti, tra genitori e figli. I figli rompono con i genitori, non soltanto con il resto della società intorno a loro. Ed è un rapporto che anche quando non appare è violento. Vi faccio un esempio. Anni 50, vi ho detto, è la generazione che porta avanti fino in fondo il cambiamento straordinario di questa società che da contadina diventa industriale. Nell'arco, ripeto, di una generazione, di un decennio. Allora, io ho anni fa realizzato una ricerca che metteva a confronto i giovani degli anni 50 con quelli degli anni 80. Ho potuto farlo perché nei miei lavori di archivio mi sono imbattuto in una ricerca fatta, figuratevi, nel 1954. Ho trovato 1000 questionari scritti, cioè fatti nel 1954. Argomento: la società, la famiglia, la religione, la politica, distribuito dalle associazioni in Veneto. 1000, questionari molto belli, titolo, tre righe libere dove la gente scriveva quello che voleva, allora, per cui venivano fuori cose molto più interessanti di quelle che escono dai nostri sondaggi, posso garantirvi, perché noi prevediamo tutto,
noi dobbiamo prevedere tutto. Quando facciamo un sondaggio, mettiamo la domanda e tutte le possibili risposte. Ma se ci sono delle novità, se stanno emergendo, come dire, delle soluzioni e delle risposte non previste in quelle che ho indicato io. Ad esempio, in questa indagine che io ho fatto nel 1983, la seconda intervista, nel 1983 in provincia di Vicenza mi trovo come primo partito, vabbè, qual è il primo partito? Voi direte la Democrazia Cristiana in Veneto? No, primo partito è nessuno, guardate già allora. In quale partito riconosci maggioranza? Nessuno. Poi la Democrazia Cristiana, poi le liste locali, l'83. E io pensavo alle liste civiche. 6 mesi dopo la Liga Veneta, cioè la prima Liga, la prima Lega che emerge in Italia, si becca il 10% proprio in quella zona, capite? Cioè alcune non l'avevamo prevista, non c'era. Oppure, vi racconto questa, che invece è significativa di come i rapporti intergenerazionali fossero dei rapporti violenti, anche se poi non si esprimevano attraverso la violenza, ma forti, duri, come le generazioni fossero portatrici di cambiamento. È un cambiamento che non può avvenire così tranquillamente, perché voi, nessuno di voi cede il proprio potere, la propria posizione, le proprie abitudini facilmente. Vieni avanti, sostituiscimi, cacciami via. Io sono esponente di una cultura, ma anche di una professione contadina. E tu invece sei, proponi l'artigiano, sei l'artigiano, sei quello che lavora in fabbrica, porti dentro delle culture e delle domande diverse. Bene, io mi metto da parte, vieni qua, ma dove? Dove avviene questo? Allora, una parte di questo questionario era dedicata ai rapporti con la famiglia. Domanda, come ti trovi in famiglia? E questo è un giovane di 16 anni che abita nell'Alto Vicentino. Risposta, molto male. Come ti trovi con tuo padre? Molto bene. Come ti trovi con i tuoi fratelli? Molto bene, le sorelle e la madre non erano previste, capite? Cioè, tanto per dire, i questionari riflettono la struttura sociale, no? Dappertutto, quindi figurarsi se potevano contare nelle scelte delle persone. Perché? Quali sono i problemi nella tua famiglia? Che io, mio padre, i miei fratelli, la mia famiglia, insieme ai miei zii, ai miei cugini, siamo costretti tutti quanti a vivere insieme con i nonni perché dobbiamo coltivare i campi. Ultima riga. Cosa proponi per migliorare la tua situazione? Io spero davvero che crepi mio nonno. Testuale? Non lo so se volete applaudire, non lo so, ma non mi pare il caso, almeno per il nonno, ecco, diciamola così, minimo. Ecco, questo è il quid, capite? Cioè, dentro il passaggio di generazione non c'è un rapporto semplicemente, c'è un rapporto di potere, c'è un rapporto forte, cioè le generazioni sono fattori di cambiamento. Guardatevi le storie del 68, guardatevi le storie dei giovani degli anni 70, degli giovani degli anni 70. Non può essere risolta semplicemente come una rivoluzione violenta, come la politica. È un cambiamento generale, portano dentro di sé una domanda forte di cambiamento che attraversa la società e attraversa le famiglie. Io lo so, è un rapporto di potere, di cambiamento. È esattamente l'altra faccia della medaglia, dei rapporti tra i giovani, i figli e in quel caso i nonni. In questo caso è tra i figli e i genitori. Allora, cosa succede dopo? E cosa succede oggi in tutto ciò? E perché vi dico che quello è un tempo che ha il futuro, è un tempo in cui i giovani li vedi, sono protagonisti. I giovani sono
sono fattore di cambiamento e di mobilitazione, di trasformazione. Perché oggi non li vedi? E perché questo per me, e non solo per me, implica anche il fatto, va di pari passo col fatto che abbiamo perduto non soltanto i giovani, ma abbiamo perduto il futuro. E pensateci, io da allora in poi ho provato e ho continuato a seguire i percorsi delle generazioni giovanili, sia dal punto di vista degli atteggiamenti, che degli orientamenti, che dei rapporti tra generazioni. Ho scritto a fine anni 90, proprio per questo, e su questo un testo, una ricerca che era intitolato, è tuttora intitolato, ma l'ho scritto allora, La generazione invisibile. E perché? Perché quelli che erano stati i protagonisti di grandi mobilitazioni, di grandi trasformazioni, di grandi tensioni, non li vedevi più. Guardate, non vuol dire che non ci siano stati movimenti, che non ci siano state mobilitazioni nelle scuole, però abbastanza delimitati e soprattutto non estese alla società, non in grado di mettere in discussione e di trasformare e di cambiare gli assetti di potere dentro la società e soprattutto gli assetti di potere dal punto di vista generazionale. Noi siamo il paese più vecchio d'Europa per qualche ragione. Abbiamo il tasso di invecchiamento, cioè di rapporto tra oltre 65 anni e meno di 15 anni, di 148, mi pare. Cioè, siamo un paese vecchiotto. Siamo un paese vecchiotto. Perché avviene questo? Cioè che ci troviamo in una fase nella quale la presenza dei giovani cambia rispetto alla fase precedente, ai tempo precedente. Ripeto, una generazione invisibile. Invisibile non solo perché non li vedi più come attori del cambiamento, della mobilitazione e del conflitto, ma anche, attenti, perché somigliano sempre di più ai genitori. Una delle cose che emergono, dei dati che emergono da tutte le ricerche, guardate, ormai da 15 anni a questa parte, è un certo grado di continuità tra adulti e giovani. Si somigliano sempre di più. Non ci sono grandi differenze dal punto di vista degli orientamenti, dei valori, delle percezioni. Rispetto alla politica, la generazione del 68 e per 10 anni è una generazione che vota più a sinistra rispetto alle altre. Dopo non più. Hanno provato a definire tutto questo in modi diversi. Il riflusso, il ritorno al futuro, in realtà il ritorno al passato. Però c'è una cosa che noi chiamiamo l'effetto del cagnolino sotto il tappeto. Cos'è l'effetto del cagnolino sotto il tappeto? Il cagnolino sotto il tappeto è quello, o del topolino sotto il tappeto, dipende dalla dimensione, è quello che sposta, vedete, una piega sotto il tappeto, via via che si sposta il cagnolino o il topolino, questa piega va sempre più avanti. Ebbene, quella generazione portatrice di valori, orientamenti di sinistra, di apertura, solidaristi o altro, quella delle persone nate negli anni 50, che avevano 18 anni nel 68, o 20 anni nel 68, ebbene, quelli che oggi, proprio per questo, hanno 60 anni, beh, noi li abbiamo visti, il cagnolino sotto il tappeto. Nei nostri sondaggi si spostava sempre più avanti, quella era una generazione. Più a sinistra prima avevano 30 anni, poi diventano quarantenni, poi ne hanno 50, adesso se guardate qual è la classe d'età nella quale è maggiore il voto a sinistra, e io sono giovane,
ne discutiamo dopo, ne parliamo fra poco. Allora, il problema è che oggi in realtà ci troviamo davvero di fronte al consumarsi, al realizzarsi estremo di questo processo, di questo percorso, che non è più invisibilità, ma è un processo che io direi di mimetismo, di assimilazione. Cioè la scomparsa dei giovani che coincide e corrisponde con la scomparsa del futuro. Visto che io non vi voglio schiantare questa sera e voglio finire a un'ora decente, vi spiego, vi do subito quali sono le principali ragioni e spiegazioni che si danno, anche attraverso le ricerche, ma anche attraverso la discussione, l'elaborazione, l'analisi di questo processo. Perché il perché della scomparsa della gioventù e il perché del parallela scomparsa del futuro nei nostri discorsi, nella nostra immaginazione, nella nostra percezione. Prima ve l'ho già detta, ve l'ho già accennata. C'è un problema di tipo demografico. I giovani sono meno, noi i giovani sono pochi. Tu puoi, guardate un po' al di là poi di tutti i ragionamenti che possiamo fare sugli esiti che hanno avuto. Guardate un po' quali sono le società dove noi abbiamo avuto le ultime rivoluzioni. Nord Africa, Medio Oriente. Ma ci siete mai stati? Sì? Li avete visti che facce avevano? Li avete visti quanto sono giovani? Quanto sono giovani quelle popolazioni? I giovani sono tantissimi. E hanno una domanda di cambiamento violentissima. Tenete conto che molti di... Guardate, il primo paese dove è esplosa la rivoluzione del Nord Africa, 2 anni e mezzo fa, è stata la Tunisia. No, prima, Ben Ali è stato cacciato via. Io e mia moglie ci eravamo stati nei giorni prima, precedenti, non c'entriamo con la rivoluzione, anzi... Siamo partiti prima, ma si percepiva tutto, si sapeva, si sentiva. Tu vedevi tutti questi giovani, dottorati, laureati, in Europa, in Spagna, in Francia, peraltro francofoni, francesi, vanno e vengono a fare i lavori più umili. Voi sapete bene, cioè forse ricorderete come è nata, esplosa quella rivoluzione. Un giovane... laureato in economia, che faceva per vivere, vendeva la frutta, col suo carrettino, sequestrano il carrettino, gli ribella, gli sparano, resta in coma per 20 giorni, quando muore esplode la rivoluzione. Sono tutti giovani. Quella è una generazione giovane, queste sono rivoluzioni giovani, perché sono giovani. Noi non siamo più giovani, vi ripeto, il rapporto tra ultra 65 anni e persone che hanno fino a 15 anni è 140%. Noi non facciamo più figli. Abbiamo una media per coppia di 1,3, la più bassa in Europa, se non sbaglio. Non so dopo quale altro paese, però una delle più basse d'Europa, pochissime. Il fatto che le generazioni abbiano definito la scomparsa, la riduzione, scusate, dei giovani anche demograficamente, io la vedo su di me. I miei genitori, in due, erano in 17, 8 fratelli mia madre e 9 mio padre, mamma mia direte, e beh, ma guardate, era così. Chi è che erano, tanto erano in molti tutti, ma soprattutto chi? I poveri e i contadini, per le ragioni che raccontava in modo molto efficace quello di cui sopra. Mia madre era figlia di una famiglia di proprietari di terra, contadini, come tutte le donne, peraltro gli davano una dote e la mandavano via, quindi lei non ha spartito nulla. Mio padre era povero, quindi 17 in 2.
più quelli che sono morti, che ne facevi tanti e molti morivano, perché previsione anche per quello, di quello. Mio padre è l'ultimo di suoi fratelli, ripeto, l'ultimo, è morto a 90 anni. Noi siamo in tre, io e due sorelle. Io e mia moglie abbiamo due figli e siamo quasi il doppio rispetto alla media delle coppie di questo paese. Cioè, è evidente che tu ti ritrovi in una società dove i giovani sono pochi. Basta questo a spiegare la scomparsa di giovani, no? Perché comunque ci sono. Eh sì, però non si vedono. E perché non si vedono? Provate un po' a pensare. Le generazioni e il passaggio di generazione tra l'età giovane e l'età adulta, sempre, proprio per le ragioni che vi ho spiegato prima, perché definiscono un percorso storico, la storia e l'andamento della storia, sono scandite da quelli che vengono definiti dagli antropologi riti di passaggio. Cioè ci sono degli episodi, dei fatti istituzionalizzati che sanciscono il passaggio da un'età all'altra. In particolar modo il passaggio all'età adulta, dalla giovinezza all'età adulta, è sancito da una serie di riti di passaggio che tutti conosciamo. La fine degli studi, della scuola, l'ingresso nel mercato del lavoro, si va a lavorare. Ci si sposa, si va a vivere fuori dalla casa della famiglia. E allora avete capito perché la giovinezza non finisce mai o si allunga sempre di più? Vogliamo un po' vedere ognuno di queste tappe? Gli studi ormai si sono allungati sempre di più. Per agevolare un maggiore ingresso di coloro che si laureano sul mercato del lavoro si è fatta l'innovazione, le lauree triennali, però adesso fai più due, se fai tre fai anche più due, poi fai master, e poi fai gli stage, poi fai qualcos'altro, vai avanti, cioè sempre più in là. Non si sposa più nessuno, o comunque coloro che si sposano sono sempre di meno e lo fanno dopo esperienze di vita in comune prolungata, di vita in comune, ciascuno rimanendo, se possibile, residente a casa dei genitori. Questo è l'altro aspetto. Perché? Perché tutto questo si spiega anche col fatto che, i dati sono di questi giorni, il tasso di disoccupazione giovanile è il 40%, 38%. 38%. Nel sud è il 60%. È diminuito, dice l'Istat, perfino il tasso di lavoro nero dei giovani. Ma perché? Perché non c'è lavoro, non perché non c'è più lavoro nero. Quindi. Nel frattempo abbiamo raggiunto 2 milioni e 400 di NEET, che sono i NEET, quelli che non lavorano e non studiano, cioè non ci sono, sparsi. È evidente che una condizione di questo genere, tu di casa non te ne vai. Per cui a 30 anni più di metà dei cosiddetti giovani risiedono ancora nella casa dei genitori. Per cui noi abbiamo cambiato il nostro modo di fare le statistiche, ma sapete che ormai i giovani noi li definiamo come quelli che hanno tra 15 e 34 anni. È così. Lo IARD, che è l'istituto importante, istituto milanese, il più importante nello studio della realtà giovanile, non a caso si è chiuso negli scorsi anni. Per disperazione, immagino, perché io ho seguito tutte le ricerche, all'inizio cominciavi da 15 a 24, poi sei passato da 15 a 29, poi a 34, a quel punto si sono arresi.
Allora, se la gioventù si è allungata tanto così, qual è il problema? E c'è il problema che dire, non ci sono giovani? Sto cercando come dirvelo, ma perché non ci sono giovani? Siamo tutti giovani. Noi abbiamo assistito progressivamente al giovanilismo trionfante all'interno della nostra società. La promessa faustiana di vendere l'anima al diavolo e divenire tutti quanti giovani per tutta la vita. In Italia, secondo gli italiani, ormai la gioventù finisce dopo i 40 anni. E l'età anziana, ma si diventa anziani, cioè l'età adulta, si diventa anziani dopo i 70. Voi direte, vecchi dopo la morte, non prima. Vecchi mai, allora diventa evidente che in una situazione di questo genere i giovani non ci sono più, sono tutti giovani. E questo vi spiega anche come sia difficile diventare generazione, cioè avere in mente, fissare i confini di una propria età, autonomia, identità. Guardate, indagini sui giovani dicono che, voi l'avete viste, sentite le polemiche degli anni scorsi, un po' penose, sui giovani, ne han dette di tutti i colori, da Padoa Schioppa a chiunque, no? Però se voi chiedete ai giovani delle definizioni di se stessi e degli altri giovani, vi daranno delle definizioni peggio di quelle di Padoa Schioppa. I giovani sono smidollati, i giovani non hanno voglia di rischiare, i giovani, ma lo dicono loro, di se stessi. E invece hanno dei genitori e degli adulti, danno delle definizioni fin troppo positive. Cioè non c'è conflitto, non c'è più frattura. E perché non c'è più frattura? Perché tra genitori e figli, tra adulti e giovani, c'è un legame di simbiosi, quasi di complicità, di reciproca dipendenza. I giovani sono legati ai genitori perché ne hanno bisogno. E anche i nonni, ma che augurare la morte del nonno? Il nonno ti passa soldi se li ha, ti lascia i bot, guardate, io. Che vi devo dire io? Cioè, ma te li tieni lì, ci stai a casa, loro, ma non vuol dire che ci vivi, capite? Un tempo fuggivi da casa per conquistare la tua libertà, oggi no, non ci sono mai. Studiano, vanno in giro, vanno in viaggio, fanno i loro corsi e tornano. Poi ripartono, ritornano. Dove sei? Dove vai? Trento. Anche oggi, sì, anche oggi. Urbino, ogni tanto passano, vengono. È evidente che una situazione di questo genere sono dipendenti dai genitori, dagli adulti, sono condizionati dagli adulti. Tra virgolette, non crescono, non lo so se questo sia vero, acquisiscono capacità tattiche, adattive, sono professionisti dell'incertezza, in un'età incerta. Allo stesso tempo i genitori dipendono da loro, noi dipendiamo da loro, perché in un paese di figli unici, l'investimento sul tuo unico figlio, massimo due, è notevole, scherzi, ce l'hai lì, hai paura di restare solo, avete paura di restare soli, anche voi, non solo io, capito? È evidente, in una situazione di questo genere non hai fratture, le generazioni si perdono, si perdono. Sto andando alla fine perché vi vedo stanchi, quindi io e depressi, ma vedrete che alla fine vi prometto che lo sarete di più. Allora,
vi indico due fattori sistemici che sono importanti dal mio punto di vista. Beh, è evidente, ve l'ho detto, che la politica c'entra, conta. Cioè, i giovani sono nati come invenzione insieme alla scuola. È impensabile i giovani senza la scuola, senza questa fase intermedia di formazione, di educazione. Io personalmente, cosa vi devo dire? Io faccio il professore, ne sono orgoglioso e ne sono anche umiliato. Io sono umiliato del trattamento che ha la scuola e che ha la ricerca in questo paese. E guardate, ascoltate, guardate che questa è ancora un paese che produce fior di studiosi e fior di laureati. Io insegno metà del mio anno a Parigi. Vi garantisco che i laureati italiani, altrove, non solo in Francia, in Germania, sono ricercati. Cioè, l'università italiana forma ancora delle figure intellettuali e professionali d'alto profilo, nonostante tutto. E nonostante tutto, scusate, l'ho scritto anni fa, ve lo dico qua, ci tengo, nonostante tutto, ai giovani dico, nonostante tutto, studiate. Perché meglio, l'ho scritto e lo ribadisco, è una bella occasione, meglio precari oggi che servi per sempre. Questa è una logica nostra. E però, la politica, due fattori sistemici ancora, la politica si è plasmata su questo deficit di futuro, sull'istante assoluto. Provate un po' a pensare. In realtà il crollo della prima Repubblica e l'emergere della Seconda Repubblica corrisponde con una modificazione degli attori politici e partitici. La storia non conta più, subentrano le narrazioni, le organizzazioni non contano più, subentrano le persone. E ragazzi, non conta più i valori, le ideologie, non contano più. Conta il marketing, contano gli slogan, cioè conta vendere il prodotto in questo momento. E poi provate a guardarvi attorno, cioè veramente, se voi guardate oggi la politica italiana, volete dire che esistono i giovani? Cioè, il vero leader di questo paese si chiama Giorgio Napolitano. No, l'applauso a lui va bene, quindi non a me. E dall'altra parte ci sono leader politici, non faccio il nome, che ormai sono davvero l'immagine dell'assenza dell'età. Rifiuto di ogni età, contro ogni età. C'è sempre un rimedio a qualsiasi danno che l'età propone, la testa, la faccia, tutto il resto. Il nostro Presidente del Consiglio, di cui ho molta stima, è giovane, però francamente Enrico Letta era uno di quei giovani, ecco, di lui si può dire quello che dicevano di me, eri vecchio quando avevi 18 anni. Per cui, se vuoi emergere, reciti la parte del giovane. Renzi, ma reciti la parte del giovane, capisci? Ecco. L'ultima questione, e l'ultimo fattore sistemico che per me è importante, e poi vado a darvi le terapie rassicuranti, dopo fuggo, ecco, lì se mi aprono vado via fuori, vero? Allora, l'ultimo fattore sistemico è quello che davvero distingue oggi le giovani generazioni dalle altre, anche se le altre hanno imparato presto. Allora, noi abbiamo un doppio fattore sistemico che, da un lato, la globalizzazione. Non sono qui a parlarvi di globalizzazione, perché potreste fuggire di nuovo ululando, un tema immenso, globale. Però la globalizzazione la riassumiamo in una parola. È
riduzione spazio-temporale. Tutto quello che avviene dovunque è qui. L'Azerbaigian, l'Uzbekistan, Timor Est, qualsiasi paese di cui non supponevamo l'esistenza, può riflettersi per quello che avviene al suo interno qui, qui da noi, lo sappiamo in tempo reale. Le borse chiudono dovunque, quando dovunque c'è una borsa che chiude, mentre ne apre un'altra, quindi influenza quella successiva, quindi non c'è più niente, non avete niente a sperare, non c'è dormiamo tranquilli, no, c'è Tokyo, stetti attenti, Tokyo, dopo domattina vediamo cosa succede, capite? Spazio temporale, non c'è più il tempo, c'è il presente, l'immagine, tutto. E poi i giovani, a differenza di noi, di me, sono nativi digitali. Sapete cosa vuol dire? Cioè che sono là. E sono multitask, io sono unitask, faccio al massimo una cosa alla volta, se voglio farla bene, e a volte non mi riesce neanche quella. Loro, se non ne fanno cinque insieme, non sono contenti. Si parlava prima con un'amica, una Giulia Covoli, sulla crisi del cinema. Il cinema non è fuori dall'immaginario dei giovani, perché è troppo lungo e richiede una concentrazione nello stesso luogo per un certo tempo. La cultura della clip e la cultura del messaggio, per non dire Twitter, cioè 100 e rotte battute, e non di più, mi raccomando, proprio on time, al momento, sempre lì, capite? I mezzi che hanno a disposizione i nativi digitali e che oggi tutti utilizziamo sono eccedenti, e qui siamo alla fine. Perché questa è una società che non ha futuro, cioè che non ha un fine? Perché è una società dei mezzi, c'è un'eccedenza di mezzi e i mezzi hanno sovrastato il fine. E noi abbiamo, attraverso quest'idea del presente immenso che dilatiamo, comunicando sempre, comunque, dovunque, chissà quanti di voi adesso staranno là ascoltando me, ma cosa volete, non posso certo illudermi, ascoltiamo questo qua che mi straparla di cose assolutamente assurde, lo dico, chissà che C puntini puntini sta raccontandoci questo, ve lo dico a tutti, anzi ve lo registro e ve lo posto, ve lo mando al momento, così, direttamente. E l'altro vi risponde, e vi risponde ancora sopra, un hashtag, un tweet qua, un'immagine di là. Siamo sempre qui. Siamo sempre qui, in questo momento. Vi ripeto, è il dominio, il trionfo dei mezzi che ha sovrastato, ha sepolto i fini. Non puoi avere fini se tu ti perdi nei mezzi. La comunicazione in sé deve avere un fine, deve avere un obiettivo. E capite che questa è la scomparsa del tempo. Noi rischiamo veramente di vivere senza accorgerci in una società senza tempo, senza giovani e senza adulti. Nessuno è vecchio, siamo tutti giovani, sempre, il tempo si è perduto. Per cui non puoi avere il lungo periodo, non puoi darti l'orizzonte, ma l'orizzonte è lì, lì. Fino all'ultima persona che io vedo, oltre non serve, perché da qui a lì chissà quante cose succedono. Comunicare di continuo, stare continuamente connessi, in contatto con persone che esistono, ma non sei sicuro che esistano, che comunque conosci, ma non hai lì vicino. Perché questi festival, questo festival hanno così successo, tanto successo? Perché permettono a persone che vivono sempre con gli altri e sempre da sole di stare davvero con gli altri, in mezzo agli altri, di vederle, di condividere qualcosa, di parlare insieme, di sentire delle cose che gli interessano oppure no. E questa diventa quasi una tribù itinerante che va altrove e si muove per trovarsi insieme. Capite? È questo l'incubo vero che io ho. Quella di una società senza giovani e di una società senza tempo, una società nella quale i giovani, invece di ribellarsi qui a noi, se ne vanno,
60.000 l'anno scorso se ne sono andati, magari tornano perché poi sono residenti qua, ogni tanto tornano, certo, però 60.000 l'anno vanno altrove, e quelli bravi se ne vanno, quelli bravi se ne vanno, e se quando se ne vanno possono anche restare altrove o tornare, dipende, ma sono una generazione mobile per quello. Andarsene non significa, non è la stessa cosa che empatizzare, rompere, spezzare. Vi vedo tutti belli carichi, per cui vi do quelle che secondo me sono le terapie. Attenti, al di là del modo un po' provocatorio, ma data l'ora, se non ci teniamo svegli insieme, qua magari chissà cosa succede. Però è un messaggio ottimistico. Allora, la prima terapia, la prima indicazione, la ripeto ed è indirizzata alla politica e alle istituzioni. Restituiteci la scuola. Investite nella scuola. Investite nella ricerca. Investite nella ricerca. Investite nei giovani. E insegnate la storia. La storia e la geografia. Solo se tu spieghi e insegni la storia, dai a tutti, ma ai giovani in particolare, l'idea da dove vengano è che quello che abbiamo ottenuto non è dato. Se oggi stiamo, tra virgolette, bene, se abbiamo questi diritti, c'è qualcuno che ha lottato per questi diritti. Ci sono generazioni intere che si sono sacrificate per gli altri. Dietro ci sono storie di lotte, ripeto, storie di lotte anche sanguinose. Dietro di noi ci sta una storia lunga, non siamo arrivati qui per caso. E non è detto che domani, se domani accettiamo che possa esistere, sia ancora così. Da nessuna parte, se studiate la storia, si vede che la storia è lineare. Certo, noi immaginiamo un futuro migliore, ma questa è la nostra utopia, se vogliamo avere un'utopia, se vogliamo avere un futuro, se vogliamo avere un'idea, se vogliamo avere un'ideologia. Insegnate la storia e insegnate la geografia, perché se non sai dove sei, diventi, come dire, l'abitante di un paese senza luogo, un non luogo, per usare appunto una famosa metafora di Marco Gé, che è stato anche qui. Peraltro, io ho parafrasato per il titolo di questa lezione un suo saggio recente, che è intitolato Où est passé l'avenir? Bellissimo. Dove è passato l'avvenire? La mia risposta è passato. L'avvenire è passato. Ebbene, la geografia è importante per non ridurci ad essere degli agiti invece degli attori. Io temo l'uomo nella figura guidata dal satellitare e dal GPS, con quelle voci metalliche. Adesso giri a sinistra, ma sono su un ponte, gira a sinistra, fa inversione a U, ma sono in autostrada, fa inversione a U. Sei arrivato, con mia moglie l'abbiamo fatto una volta, sei arrivato in centro a Fabriano, ma sono davanti a una fabbrica, e gli parli, e poi io la insulto, mi spiace perché sono solo voci femminili, poi dite che non esiste sessismo anche in queste cose, eh. Dategli una bella voce maschile, eh. Magari mettete la voce di qualche leader, non soltanto politico, che conoscete voi, allora almeno ci prendete gusto a insultarlo come faccio io. Seconda, la seconda è un invito che ha due facce, una migliore e una un po' più tosta. Allora, liberate i vostri figli
e i nostri, liberiamo i nostri giovani da noi. Davvero. Aiutateli ad andarsene, che non vuol dire non tornare, ad andarsene, cioè aiutateli ad essere autonomi. Ve la dico in altro modo, aiutate i vostri figli ad uccidervi e ad ucciderci, metaforicamente, perché qui ho uno dei miei figli e vorrei dire guarda che è metaforica la cosa, cioè non lo sto dicendo sul serio. Mi ricordo un mio grande amico, si chiamava Giorgio Lago, grande giornalista, che si occupò insieme a Gianfranco Bettin della storia di Maso e ne uscì sconcertato e anche piuttosto colpito. E mi diceva, sai, da allora ogni tanto vedo mio figlio e gli dico, Paolo, come ti va? Quindi, metaforicamente. E l'ultimo, e me ne vado sul serio, restituiteci la vecchiaia. Il diritto a invecchiare, il diritto ad avere una biografia, una storia, il diritto a sapere che dopo di noi ci saranno altri che come noi nasceranno, diverranno giovani, adulti, anziani, vecchi, e che questa società avrà un futuro. Lasciatemi il diritto di invecchiare. Grazie. Grazie.